Ciao di nuovo a tutti. Oggi parliamo di stalli per le biciclette. Spesso e volentieri questi stalli non sono assolutamente appropriati. Perché? Perché di solito sono pensati per legarci praticamente la ruota davanti. Il malintenzionato di turno cosa fa? Smonta la ruota, si porta via la bici e ci lascia attaccata la ruota al nostro bel lucchetto. Dovrebbero esserci degli stalli che ci consentano di poter assicurare la bici sfruttando il telaio. Quindi vi farò vedere una serie di situazioni dove ci sono comunque delle grandi realtà commerciali, alcune delle volte sono proprio rivolte agli sportivi, ma nessuna di queste ha degli stalli appropriati per le biciclette. Iniziamo con il centro di Arese. E eccoci qua, infiliamo la bici, tac, da massimo dove posso assicurare la ruota davanti, quindi andrò a cercarmi un bel palo a cui assicurare la bici. Allora, bici assicurata al palo, casco assicurato alla bici e noi andiamo a fare le nostre commissioni dentro. Dal centro di Arese passiamo a una zona commerciale alle porte di Milano. Iniziamo con il Leroy Merlin e qui c'è una bella zona da poco riasfaltata e fino a punto riciclaggio delle bottiglie ci stava proprio bene uno stallo per le bici, che perché l'unico posto sono quei paletti. Passiamo al Decathlon, il negozio dello sportivo, dove ci sono questi bellissimi stalli per le bici e naturalmente anche qui gli stalli non sono fatti per le bici. Fortunatamente ci sono quegli archetti lì, ma andiamo più avanti. Esselunga, loro pretendono che io attacchi la mia bici in questi stalli. L'unico dei quattro presenti ha un ugello dove far passare praticamente un cavo lungo tra una cosa e l'altra almeno un metro e mezzo per arrivare a legare la bici nel modo appropriato, ovvero al telaio. Quindi anche l'Esselunga nix. Naturalmente anche da queste parti non mancano i paletti. Centro commerciale Metropoli a Quarto Giaro, stalli per bici di questa tipologia che non sono nemmeno fissati a terra e quindi facilmente asportabile. In più non ci sono nemmeno troppi paletti in giro, quindi abbastanza difficile legare la bici in sicurezza. Ho voluto fare una prova passando al nuovo Tigros in Bovisa e qui la situazione è un po' sempre la stessa. Bastava mettere una bella asticella qui e rendere lo stallo per le bici sicuramente molto più sicuro e contro i ladri. Allora, l'Esselunga di Milano Certosa la situazione stalli è un po' migliore, però siamo sempre costretti a legare comunque la bici in questo modo e assicurare la ruota davanti. Grazie alla fascetta Iploc riusciamo ad assicurarla al telaio e ad assicurare la parte posteriore con la ruota allo stallo. Non è la migliore delle cose, però sicuramente è migliore rispetto a tante altre che abbiamo visto fino adesso. Altro giro, altro centro commerciale o altra zona commerciale, siamo a City Life e finalmente cosa abbiamo? Dei splendidi stalli per biciclette, ovvero degli archetti in acciaio su quali è possibile legare due bici, una da una parte e una dall'altra. Quindi non tutti naturalmente fanno i lavori un po' a pera, c'è anche chi, come per esempio a City Life, ci sono degli stalli veramente fatti bene, quelli giusti per poter legare la bicicletta nel modo appropriato. Qui al portale invece abbiamo due tipi di stalli, questi fatti così un po' che gli manca, diciamo, quel pezzo come li abbiamo visti al Tigros in Bovisa, oppure abbiamo quelli tipo questo qui ad archetto un po' più grande, che però servono anche magari per legare i motocicli e le motociclette. Li troviamo liberi e ci appoggiamo a questi. Qual è quindi lo stallo giusto per le biciclette? Eccolo qua, D-Lock più
questo si avvicina lì e la bici si lega al telaio e quindi è tutta un'altra roba. Dove siamo? Siamo adesso in stazione Bovisa, ma come questi ce ne sono in giro abbastanza. Ne vorrebbe qualcuno di più magari in zona Duomo, che non ce n'è proprio. E alcuni centri commerciali come quelli che abbiamo visto o zone commerciali potrebbero fare questo investimento per far sì che le persone possano parcheggiare le biciclette in modo decente. Una volta arrivati a casa, i Plokjo, i nostri stalli personali che sono corredati dalla fascetta per bloccare la ruota e si possono installare per mettere la bici sia in verticale che in orizzontale, e poi naturalmente a chiudere l'anchor con catenazzo che poi chiudiamo con questo, e le bici sono belle sicure nel box. Ci vediamo nel prossimo video.